Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questo incontro sui servi di Dio Alberto Michelotti e Carlo Grisolia. Abbiamo invitato per l'occasione alcuni testimoni che fanno parte del comitato Alberto e Carlo e lascio subito la parola al primo testimone che ringrazio subito, Bruno da Pino. Grazie Bruno. Buonasera a tutti, io mi chiamo Bruno Dapino, sono genovese e mi amo definire ancora amico di Alberto Michelotti, eravamo coetanei, ci siamo conosciuti all'età di 15 anni, quando lui si è trasferito con la famiglia nel quartiere dove abito tuttora io ed ha iniziato a frequentare la parrocchia dove appunto ci si incontrava ragazzini, adolescenti di 14, 15 o 18 anni. E niente, siamo stati messi insieme da questo sacerdote che era il nostro parroco, che io amo dire in questa epoca di Covid ci ha messo dentro due virus. Uno, il virus della montagna. Spesso ci portava a fare delle grandi camminate sull'Appennino Ligure, e il secondo, il virus della parola di Dio, cioè lui amava dire che il Vangelo era un bel libro da ascoltare, letto la domenica durante la messa, ascoltare magari un'omelia su quella parola, ma soprattutto era un libro fatto di frasi da vivere. Spesso nelle nostre camminate, alla sera, quando ci fermavamo da qualche parte, in qualche casa a mangiare, ci chiedeva come era andata la giornata, se ci eravamo ricordati di una parola o dell'altra, e così durante gli incontri che settimanalmente facevamo con il gruppo dei ragazzi, 7-8 ragazzi, e ci aiutava a capire questa cosa. Sicuramente Alberto è stato uno dei più attivi in questo vivere la parola e spronare gli altri anche a viverla. Questo stare insieme anche nella maniera più semplice, era proprio una palestra di vita, per noi ragazzini, per poter poi affrontare le sfide della vita dopo la maturità, ad esempio. Quei tempi, io Alberto, eravamo coetanei, siamo del 1958 e quindi c'era ancora la leva militare obbligatoria. Io non mi sono iscritto all'università, invece Alberto sì, e quindi io sono partito. Però il nostro rapporto di amicizia, direi di vera fratellanza, è andato avanti e quindi, siccome nel 1978 non esistevano i mezzi informatici, social, mail e cose varie, ci si scriveva. E quindi era un'abitudine che quasi settimanalmente io ricevessi 3-4 lettere dagli amici, dalle amiche del gruppo e di conseguenza rispondevo in qualche maniera. Volevo condividere con voi un brano di una lettera che mi aveva mandato forse un mese neanche dopo che io ero partito per militare. E mi dice questo: Ciao Bruno, sono sicuro che hai incontri grosse difficoltà lì in caserma, cioè non solo di ambientamento, ma anche di vita cristiana da testimoniare. Penso che là da soli sia un po' una bolgia. Sono convinto che Gesù ti vuole tanto bene, ti ama tanto che vuol vedere se davanti a una vera difficoltà, alla lontananza, a tanti fattori che possono sembrare negativi, sai veramente vivere o caschi per terra e scivoli giù. Mi sembra di poterti dire con tutto il cuore che questo momento è per te un dono di Dio, perché ne uscirai veramente con le ossa fatte o ti cascheranno le braghe. Vedi, mi sembra che lì non ci sia un ambiente peggiore di altri nel quale non si possa amare. Ma lì c'è veramente bisogno del tuo amore, che trasformi lentamente i tuoi rapporti con gli altri. Non ti aspettare nulla dagli altri, ama tutti, ama per primo, diventa servizio. Trovi la gioia e anche l'amicizia sincera degli altri.
E poi mi racconta qualcosa della sua vita. Sai che va dall'università con Jill, che è molto pesante nei confronti degli altri. L'ho amato così com'è, ma nella verità, rimanendo fermo magari quando tirava giù qualcuna delle sue bestemmie, ma subito amandolo nell'esercizio che mi chiedeva, nelle spiegazioni, in mille piccolissime cose. Lui, continua Alberto, non l'ho certo convertito, ma in compenso stiamo diventando amici. Mi cerca sempre per studiare, mi accompagna all'autobus e anch'io sto scoprendo in lui doni bellissimi. Questo proprio per donarti quello che sento, che mi sembra una realtà bellissima, la carità, lì a militare, perché veramente Dio ti vuole seme di senape che da più piccolo di tutti, poi da ombra e frutti a tutto il bosco. Veramente Bruno, te lo dico con tutto il cuore, ama tutti, ama per primo. Ecco, questa è una delle testimonianze del rapporto che avevamo noi, che questo sacerdote ci aveva insegnato a vivere, no? Lui a un certo punto scrive: ama tutti nelle piccole cose, no? E le piccole cose erano anche l'allenamento che richiedeva andare in montagna, magari un gruppo di noi grandi, che avevamo 17, 18, 20 anni, con dei ragazzini di 12, 13 anni, no? L'amare per primo significava che magari vedevi arrivare Alberto dopo 20 minuti che gli altri erano già arrivati in cima con 4 o 5 zaini dei ragazzini più piccoli che non ce la facevano più. Quindi questa sua attenzione all'ultimo, al più piccolo, comunque alla persona che gli passa accanto, c'era testimonia nella lettera parlando del suo compagno di classe, di università. Ma la testimonia anche in mille cose, no? Nell'amicizia, quando a un certo punto della vita, per aver intrapreso il cammino con il movimento GEN, che sono i ragazzi della seconda generazione del Movimento dei Focolari, incontra Carlo. E allora insieme iniziano ad accordarsi per poter vedere attorno a loro chi sono gli ultimi, no? Chi sono i più piccoli. Però questo nuovo cammino che ha intrapreso Alberto non ha tralasciato indietro noi, il gruppo della parrocchia, perché sapeva che ci incontravamo in un posto e magari arrivava alle 11, mezzanotte d'estate, quando si stava fuori tanto la sera, con la sua 500 e veniva a stare una mezz'ora insieme a noi, si continuava ad andare in montagna, no? E quindi questo ha fatto sì che io capissi da lui che l'amicizia vera, il rapporto vero va oltre anche le varie strade che il Padre Eterno ti mette davanti, no? Perché non bisogna mai lasciare indietro nessuno. Un avvenimento, un dei fra i mille che mi ricordano la sua attenzione verso gli altri, proprio forse decina di giorni prima che lui facesse il suo tuffo in Dio, come chiamava la morte, che è avvenuta il 18 agosto dell'80, e la prima settimana di agosto eravamo insieme a un gruppo di ragazzi a fare il giro del Monte Bianco. Una sera, invece che fermarsi a fondovalle, la persona che ci stava guidando ha deciso di intraprendere ancora una salita in mezzo al bosco. Però la salita era sempre salita, non si trovava nessun posto per mettere le tende e gli animi dei ragazzi, di tutti noi, si stavano un po' scaldando, no? Allora lui chiama due di noi e dice: dai, andate più avanti di corsa e cercate di trovare un posto dove mettere le tende e basta. Dopo ho saputo dagli altri ragazzi che si erano fermati che lui, per far tranquillizzare i ragazzi, ha tirato fuori un barattolo di marmellata e col cucchiaio ha iniziato a dare un cucchiaio di marmellata a tutti i ragazzi e le ragazze che stavano passando per fargli stare più tranquilli e per dargli un po' di energia, no? Ecco, questo sicuramente è stato il suo modo di voler bene alle persone, nelle cose semplici, nelle cose quotidiane, nell'attenzione soprattutto
a chi in quel momento poteva sembrare un po' più affaticato anche nella vita, no? Tanti di noi, io compreso, abbiamo avuto con lui magari confidenze su quella ragazza, su quel ragazzo che ti piace, cosa dici, cosa facciamo, come cosa pensi. Ecco, cose di questa vita molto semplici. A me piace pensare Alberto e Carlo di conseguenza davanti al Padre Eterno che sono stati portati lì proprio da questa semplicità della vita, che si dimenticava di se stessi e andava verso gli altri. Adesso per continuare passerei la parola a Matilde, detta Titti Grisolia, la sorella di Carlo. Grazie dell'ascolto. Buonasera a tutti, grazie a Bruno, mi hai già presentato. Io sono appunto Titti e sono la sorella più piccola di Carlo e l'ultima di cinque figli. Ecco, la nostra è una famiglia bella, semplice, e i nostri genitori ci hanno così cresciuto, educato e formato. Sicuramente ha tanti valori anche alla fede, e pur essendo anche una vita da subito per la mia famiglia un po' provata anche nella difficoltà, ecco, delle malattie, anche della perdita di una nostra sorellina molto piccola. Però anche per la formazione e le professioni dei miei genitori ci hanno, ecco, educato anche ad aprirci e a sviluppare anche delle sensibilità. Eppure con tanta comunque libertà, tanto è vero che siamo cresciuti tutti molto, molto diversi. E dopo vari anni in cui per motivi di lavoro del mio papà ci siamo dovuti spostare in alcune città d'Italia, siamo negli anni 70 rientrati a Genova, dove appunto è nata la nostra famiglia, si è formata la nostra famiglia, e siamo andati a abitare nello stesso quartiere, nella stessa vallata dove abitava Alberto. Ecco, già da alcuni anni i miei genitori e di conseguenza anche noi avevamo conosciuto e anche aderito alla spiritualità del movimento dei focolari fondata da Chiara Lubich. Ed è stato proprio questo ideale evangelico che ha fatto conoscere e incontrare Carlo e Alberto, perché frequentavano lo stesso gruppo dei giovani, i GEN, del movimento dei focolari. Ecco, appunto in quegli anni in cui siamo rientrati a Genova, vivevamo in una casetta con un giardino intorno e proprio al centro di un piccolo quartiere, quindi circondata da palazzi, una chiesetta e appena esterno alla chiesetta un muretto. Ecco, il nostro giardino, la nostra casa erano aperte, perché così insomma era lo stile della nostra famiglia, che ci hanno così suggerito a vivere i nostri genitori, e quindi c'era un gran viavai di giovani, di ragazzi che migravano da quel muretto, punto di incontro di tanti, al nostro giardino o la casa, insomma con grande naturalezza. Però volevo dirvi due parole di come da sorella, ecco, ho vissuto il rapporto con Carlo. Sicuramente, essendo la più piccola, sono stata stramata dai miei fratelli, quindi anche da Carlo. Però ho guardato a loro sempre con grande interesse, perché mi ha sempre incuriosito questa capacità di Carlo, ma anche degli altri due fratelli, di relazionarsi con tutti questi ragazzi che andavano e venivano da casa in casa, no? Però anche la nostra vita di famiglia era un tutt'uno in questo rapporto con gli altri. E
Ad esempio, mi ricordo una volta, noi facevamo il turno per lavare i piatti, in quegli anni non avevamo la lavastoviglie, cosa che a me non piaceva assolutamente fare e facevo di tutto per evitare il mio turno. Promettendo sempre che avrei poi recuperato, no? E Carlo, devo dire che era quello che mi sostituiva sempre, suo malgrado. Però in questa sua silenziosa secondarmi era eloquente la sua disponibilità, nel senso che non mi diceva niente, ma io dopo un po' di tempo ho capito che anche quello poteva essere il mio contributo, no? Per vivere bene anche la nostra famiglia, no? E in famiglia. E ecco, da lì poi ho iniziato a lavare anch'io per tanto tempo i piatti, no? Oppure c'è stato un periodo che dovevo fare un lavoro ai denti e quindi dovevo andare spesso dal dentista e un giorno mia mamma non poteva e l'ha chiesto a Carlo. E Carlo, visto che ha detto sì alla mamma, ma abbastanza seria, ecco, non molto entusiasta, perché ha dovuto mettere da parte i suoi programmi. E in più io, che non amavo assolutamente andare dal dentista, insomma, ho fatto il viaggio in autobus con lui, così molto silenziosa e anche un po' nervosa. E lui, che ha cercato di intrattenermi, poi insomma mi ha lasciato tranquilla. Però prima di entrare dal dentista, nello studio a sala d'attesa, mi aveva detto: ecco, vedi, se tu vuoi, puoi fare di questo momento, che sicuramente non è facile per te, un pacchetto con tanto di fiocchetto e mandarlo e donarlo a Gesù. Ecco, questo modo di dire, di fare un pacchetto, no? Di offrire quello che poteva essere un sacrificio, una cosa difficile, era stato un po' uno stile, ecco, tra di noi, insieme, ovviamente, suggerito, insomma, da Chiara in quegli anni, per, come dire, fare di ogni ostacolo una pedana di lancio. E di Carlo si può dire proprio questo, che ricominciare è la parola che lo caratterizzava, perché anche per Carlo la vita non era tutta sempre su, non era sempre col turbo, ecco. Anzi, lui, che era un ragazzo molto introspettivo, spesso viveva gli alti e bassi della vita, ma come aveva scritto a un suo caro amico, ha detto: ma vedi, la vita è fatta proprio di alti e bassi, anche la musica ce lo insegna. E Carlo, che si era tra l'altro manifestato in queste sue capacità artistiche, no? E, se a differenza di Alberto era molto più introspettivo, tanto che si dice che Alberto si può dire paragonare alla prosa e Carlo alla poesia, Carlo invece era molto riflessivo, ma da lì, dalle sue riflessioni, scaturivano ecco, testi, poesie, canzoni che raccoglievano la precarietà, il senso di precarietà della vita, le debolezze, le negatività, per trasformarle e portarle su un piano più alto, perché Carlo diceva: in fondo ciò che vale nella vita e ciò che conta per vivere è la certezza che Dio c'è. Ecco, questa sua certezza interiore anche di questa presenza di Dio è comunque stato un cammino. E questo cammino l'ho visto tante volte rafforzarsi nel rapporto con Alberto. Alberto era spessissimo a casa nostra, e spesso anche al mattino presto. Mi ricordo un'estate, veniva tutti i giorni. A un certo punto la mamma, intorno alle 7, 7 e mezza, insomma, non c'era più scuola, eravamo liberi di dormire. E un giorno la mamma ha chiesto: ma come mai uscite così presto? Allora Alberto si è girato e ha detto: ma andiamo dal nostro amico. E il loro amico era Gesù.
passavano un momento in chiesa, mettevano a fuoco la giornata insieme e per poi vivere la loro appunto giornata che era fatta di normalità ma anche di impegno. E, ecco, sicuramente ci sono tanti passaggi che anche loro hanno vissuto alla luce dell'ideale evangelico, no? E, ad esempio, l'amore scambievole per loro era qualcosa di fondamentale. E, tanto è vero che quella frase, no, che dice che Dio, che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici, l'hanno fatta propria. E hanno raccolto un invito di Chiara, in quegli anni, Chiara Lubich, a morire per la propria gente, cioè a darsi, a donarsi per la propria gente. Ed ecco che allora hanno iniziato sempre più a avviare, ecco, delle azioni. Anche proprio pratiche, concrete, coinvolgendo tanti, tanti amici, anche tante persone adulte, per andare incontro appunto alle necessità di tanti. Mi ricordo una volta, era un periodo che stavano aiutando alla Stella Maris, che era un luogo di accoglienza al porto, gestito da un sacerdote, di marinai che si imbarcavano per lavori temporanei, poi sbarcavano a Genova e magari dovevano rimanere in attesa di un nuovo lavoro e non avevano posto dove andare, e lì venivano accolti. Loro andavano ad aiutare e una sera arriva una telefonata che non c'era nulla da mangiare per cena quella sera. E mi ricordo che Carlo ha messo giù il telefono e l'ha detto a noi, ci ha coinvolto e così, mentre lui avvisava gli altri amici, io sono andata in cucina, ho aperto gli sportelli, ho iniziato a riempire delle borse della spesa con quello che avevamo in cucina da mangiare, no? E così questo tantam è andato avanti finché, insomma, nel giro di un'oretta abbiamo fatto una macchinata che hanno poi portato e per quella sera la cena è stata assicurata. Ecco, questo per dire quanto stava crescendo in quegli anni che hanno condiviso Carlo Alberto, quanto stava crescendo questa intensità di rapporto che c'era tra di loro sicuramente, ma anche con tanti con i quali condividevano questa esperienza evangelica, ma anche con chi non ci credeva, perché in questo, ad esempio, Carlo e anche Alberto, ma io sicuramente l'ho visto tante volte in Carlo, c'era un'apertura verso tutti, chiunque, proprio data da questa accoglienza, ecco, dell'importanza dei rapporti con i suoi compagni. Carlo, ad esempio, non aveva tanto, ecco, non amava tantissimo studiare, faceva il minimo per la sopravvivenza, ecco, ma non tralasciava il rapporto con i compagni e con i professori, no? Tanto è vero che si era anche impegnato per portare avanti anche un percorso, no, di collaborazione scolastica tra studenti, genitori, ecco, anche a livelli non solo del suo istituto, ma del distretto scolastico, eccetera. Ecco, si può dire che di Carlo e di Alberto c'è stata tra loro questa esperienza alla luce di questa frase chiave per Carlo e per Alberto del Vangelo, che dice: dove due o più sono unite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora loro hanno sperimentato questa potenza, questa ricchezza della presenza di Gesù tra loro. Ecco, poi nella metà dell'agosto del 1980 Carlo si è ammalato improvvisamente e quando Alberto ha fatto il sottofondio, ecco, Carlo aveva appena saputo di questa grave malattia fulminante, e tanto è vero che al funerale di Alberto non era presente perché era appena stato ricoverato. E sono così iniziati i 40 giorni di Carlo e di Alberto.
Sono stati 40 giorni un po' speciali. Se tanto prima la vita è stata normale, appunto, la vita di un ragazzo normalissimo che ecco, aveva le sue passioni, i suoi interessi, l'amore per la sua ragazza. Ecco, tanto speciali sono stati quei 40 giorni, perché Carlo ha fatto un'impennata. Si dice che Carlo è entrato come un giovane ragazzo in ospedale, ma ha concluso lì la sua vita con la forza di un patriarca. In questa esperienza lui ha messo proprio in gioco quanto aveva provato a vivere, e dicendo che quegli anni che lui ha vissuto in questa bellissima esperienza con Alberto e con tutti gli altri amici, con la comunità intera, era stata una palestra per lui. E, ecco, vi leggo solo un passaggio di una brevissimo messaggio che lui aveva mandato agli amici che in quel momento erano in vacanza insieme. Carissimi Jen, di colpo Gesù mi dà la possibilità di unirmi a voi in modo più stretto. È sempre un bel gioco quello di vivere l'attimo presente, perché mi accorgo sempre di più che l'unica realtà che si può vivere in un ospedale, come dovunque, al di là della bella esperienza di ieri in cui mi crogiolerei, del vuoto di questa mattina in cui mi perderai e la paura di domani in cui mi lascerai andare. Vi saluto. Teniamo Gesù in mezzo. Ecco, questa esperienza di un Gesù presente è quella che poi è stata contagiosa e molto evidente anche lì nell'ospedale. E ci ha richiamato, perché Carlo non è mai stato da solo in quei 40 giorni. E c'era sempre qualcuno presente, sia con lui, ma tanti di noi che stavamo fuori, magari sotto la finestra della stanza dove era ricoverato, e nessuno ci ha mai mandato via, ma solo per vivere insieme quella avventura che Dio stava preparando a lui e a noi con lui, per viverla insieme. E durante un momento molto critico, di una grave emorragia, hanno fatto entrare un momento la mamma a salutarlo, e la mamma e Carlo ha detto: mamma, è il momento del salto in Dio. Ecco, con questa esperienza così forte di Dio, ma non scontata, Carlo ha vissuto questi ultimi giorni e ci ha reso partecipi. Anzi, se ci è riuscito è stato proprio perché tutti ci siamo ecco, messi intorno a lui, incordata con lui, come quel gioco di squadra che ha portato avanti con Alberto per farsi santi insieme, perché questa è stata la loro scelta, ecco, più volte, ecco, dichiarata. E un'ultima cosa che io personalmente, ecco, come sorella mi ha segnato sicuramente, è stato un suo saluto che ha lasciato ad uno dei ragazzi più piccoli, degli amici più piccoli, che gli chiedeva, entrando nella sua stanzetta, cosa posso dire agli altri che sono tutti fuori, che attendono la tua parola, un tuo saluto, e lui ha detto: non mollare mai. Allora, questo per me è sempre stato il testamento, il passaggio appunto di testimone che ho raccolto, e sicuramente la vita, insomma, me l'ha messo a volte anche a dura prova, ma anche semplicemente nella quotidianità, ma quel ricominciare e non mollare è quello che mi dà senso e pienezza alla mia vita come persona, come donna, come madre, come professionista e nel mio lavoro. E ecco, ed è quello che in questo momento mi sento anche di poter trasmettere e lasciare, ecco, a voi che ci state ascoltando. Ma proseguiamo in questa storia e in questa, ecco, bella esperienza che abbiamo potuto vivere. E passo la parola a Massimo.
Grazie Titti, veramente bello quello che hai detto. Ma sono un amico di Alberto, però a differenza di Bruno ho vissuto dall'esterno, ecco, l'esperienza di Alberto e di Carlo. Ho vissuto un po' di riflesso, ecco, quella che è stata la loro esperienza, perché ero compagno di classe del liceo di Alberto, quindi abbiamo fatto 5 anni insieme al Liceo Scientifico Cassini di Genova, e la caratteristica di questa classe è che la lingua straniera era il tedesco. Dico questo perché questo elemento diventerà importante poi nel mio rapporto con Alberto. Nei primi anni non ho ricordi particolari appunto di Alberto, perché un po' perché logisticamente nella classe eravamo disposti in banchi lontani, ma poi soprattutto perché abitavamo anche in zone diverse. Lui abitava appunto in Val Bisagno, io abitavo più nella parte centrale della città, e poi anche avevamo interessi diversi. Lui era tifoso sfegatato del Genoa, appassionatissimo di calcio, e quindi gli intervalli li passava a discutere delle partite di calcio. No? Io invece ero sfegatato praticante di vela e parlavo praticamente esclusivamente di questo, oppure magari con gli altri amici parlavamo di ragazze, ecco. Quindi avevamo anche interessi abbastanza diversi. Negli ultimi anni del liceo, Alberto ha iniziato un po' a distinguersi, ma non solo nel rendimento scolastico. Lui era intelligentissimo, e quindi è emerso, diciamo, proprio per la sua intelligenza, la sua bravura, ma anche e soprattutto nel rapporto con gli altri compagni di classe. Lui era un po' il primo della classe, ma non era quel genere di primo della classe antipatico, secchione, che supponente, che fa cadere dall'alto la sua supremazia. Era uno che sapeva sempre mettersi a disposizione, e si dispiaceva quando gli altri non riuscivano. Oltre a avere questa caratteristica appunto di rendimento scolastico, Alberto, come anche ha detto Bruno prima, era particolarmente portato per lo sport. Però, cioè, ecco, a scuola durante le ore di educazione fisica si usava per lo più giocare a pallavolo, no? E Alberto era uno dei più richiesti, un po' perché era alto, ma anche perché faceva squadra, era uno che sapeva tenere insieme la squadra, e poi aveva anche uno spirito molto agonista, quindi si impegnava veramente tantissimo fino in fondo. E anche quando c'era da discutere su un fuoricampo, si accaniva abbastanza per riuscire a ottenere il punto, ecco. Questa era un'altra sua caratteristica. Comunque, ecco, l'occasione per conoscerlo meglio, come forse si poteva intuire dalla mia introduzione, l'ho avuta durante l'esame di maturità. Dopo gli scritti venivano comunicate le materie poi per l'orale. Io avevo messo scienze di prima materia e come seconda materia il latino, e come all'ultimo posto avevo messo tedesco. Ovviamente, quando hanno comunicato le materie di discussione dell'esame, a me hanno dato tedesco. È stato una notizia drammatica, perché già non è che brillassi nelle altre materie. Poi tedesco avevo smesso di studiarlo, un po' perché non ero preparato, non ero predisposto, ecco, alle lingue, e quindi, cioè, dall'inizio dell'anno avevo smesso di studiarlo.
e quindi ero quasi tentato di non presentarmi neanche all'esame. Una sera però squilla al telefono ed era Alberto. Per me, cioè, con Alberto al telefono non ci siamo mai sentiti, forse era la prima volta che mi telefonava. E mi dice: guarda, io porto tedesco di prima materia, se vuoi ci prepariamo insieme. A me è sembrato un po' un appiglio, no? un'ancora di salvezza, non avevo niente da perdere e avere l'aiuto di Alberto, che era veramente così bravo in tutto, mi è sembrato un'occasione da non lasciarmi scappare. E così, con la sua pazienza, con i suoi incoraggiamenti, eccetera, sono riuscito a strappare un 36 sessantesimi, che era proprio il minimo sindacale, cioè per passare la maturità, e che risultato che veramente ha del miracoloso. Comunque, ecco, la stessa estate, per ricambiare dell'aiuto che Alberto mi aveva dato per la maturità, e sapendo che lui era sempre alla ricerca di qualche lavoretto per aggranellare qualche lira, gli ho chiesto di accompagnarmi una vendemmia da dei parenti in Toscana, e lui ha ovviamente accettato di buon grado. E lì abbiamo passato 2 settimane proprio dal mattino alla sera. E il primo giorno ho capito subito che dal suo atteggiamento che, per non sfigurare, avrei dovuto anch'io non risparmiarmi, perché Alberto ha iniziato quella vendemmia come un bulldozer, cioè ha iniziato a correre avanti e indietro per i filari, prendendo i secchi con l'uva degli altri, portandola in cima dentro al trattore, e io, per non sfigurare, dovevo cercare di fare uguale. E questa cosa qui ha stupito per primi i padroni della vigna, perché non si aspettavano che 2 cittadini fossero così, così volenterosi e così veloci. Infatti sono rimasti stupiti. E dall'altra parte però c'erano gli altri vignaioli che lavoravano a giornata, che vedendoci lavorare così velocemente ci guardavano un po' in modo... un po' torvo, perché avevano paura di perdere qualche giornata di paga. Ma ecco, l'entusiasmo di Alberto e la sua capacità di farsi voler bene li ha poi invece ha conquistato tutti, sia i padroni che i vignaioli. Quindi, ecco, per me questo rapporto che è nato con la maturità, che poi è proseguito con la vendemmia, è stato l'occasione per capire che Alberto aveva qualcosa di speciale che lo rendeva diverso, ecco, dagli amici che avevo. Però sì, ero incuriosito da questo suo atteggiamento, ma non capivo cosa ci fosse dietro, perché lui, diciamo, a parole non mi ha mai detto niente, cioè vedevo che viveva in un modo diverso dal mio e da tutti quelli che conoscevo, però non capivo cosa ci fosse dietro. E solo dopo, poi, continuando a frequentarlo, ho capito che questa forza gli veniva da questa fede condivisa appunto con il gruppo dei Gen e con Carlo, ma questo l'ho capito solo dopo. E io Carlo, ad esempio, non ho avuto il piacere di conoscerlo. Ecco, questa fede che Alberto mi ha fatto incontrare, soprattutto con i suoi gesti e non tanto con le parole, sì, mi affascinava, però mi sembrava incompatibile con la vita che stavo portando avanti, no? Dove la mia priorità era quella di eccellere nella vela, e quindi il mio unico obiettivo era quello di poter partecipare a un'Olimpiade. E quindi mi ero detto che, diciamo, tutto quello che mi stava facendo intuire Alberto
cioè, ci sarebbe stato tempo per pensare a quelle cose lì. E così, niente, siamo andati avanti per qualche mese, poi è arrivata invece la notizia dell'incidente di Alberto quando è caduto in montagna, che per me è stata una sciabolata. Cioè, di colpo ho sentito la terra crollarmi sotto i piedi e mi sono sentito letteralmente perso. È stato il giorno del funerale che ho capito come potevo continuare a sentire la presenza di Alberto e a vivere quella realtà che mi aveva fatto intravedere. E l'ho capito perché così fuori all'uscita dal funerale un amico ha raccontato un po' l'esperienza che diceva prima Bruno, no? Prima di partire per questa scalata che poi è stata fatale, Alberto aveva partecipato a questo campo con la parrocchia, che era stato un momento molto, molto bello, molto intenso, e a tutti dispiaceva separarsi. Però Alberto aveva detto questa frase che poi mi è rimasta scolpita nel cuore, ha detto: possiamo ritrovarci ogni giorno nell'Eucaristia. Ed è stata questa frase che per me è stato il testamento che Alberto mi ha lasciato, e ancora ora riempie quel vuoto che ho provato quel giorno di quando ho saputo che era morto in montagna. Ecco, allora ora passo la parola a Marta, che ci racconterà ancora qualcosa della sua amicizia di Carlo. Buonasera a tutti. Io sono Marta e sono cresciuta, nata e cresciuta nel quartiere dove Carlo è venuto a vivere con la sua famiglia quando era un ragazzino, un adolescente. E la mia esperienza è stata un crescendo, perché quando l'ho conosciuto, io andavo in chiesa, facevo anche catechismo, ma era come se l'esperienza di Dio, l'esperienza di un Dio vicino, fosse qualcosa di molto lontano da me. Tant'è vero che avevo una vita un po' per conto mio, nel senso, sì, un conto la chiesa, la parrocchia, il catechismo, ma poi dopo, da un'altra parte, invece, c'erano le mie prime esperienze, conoscere i ragazzi, andare alle feste, ma sempre un po' di nascosto, perché mantenevo la facciata rispettabile, però dall'altra parte andavo avanti con la conoscenza di quello che a me piaceva, mi incuriosiva, quindi erano come due strade parallele, no? Quando scendo Carlo, invece, ho visto che si poteva essere cristiani ed essere contenti, e il Vangelo si poteva vivere. Questa esperienza di cominciare ad assaporare un Vangelo che entra nelle tutte le pieghe della vita è stata un'esperienza straordinaria per me. Tra l'altro, poi nella mia storia anche c'è stata poi anche questa esperienza di essermi innamorata del fratello, no? Per cui Carlo mi seguiva anche come cognatina, mi chiamava, no? Quindi c'era anche questo rapporto confidenziale bello, ma lui soprattutto ci teneva che io fossi felice. Questa era una cosa straordinaria in Carlo. Infatti, quando compì 16 anni mi scrisse una canzone, Il vero arciere, perché non sempre mi vedeva contenta, no? Anch'io, come lui, vivevo i miei momenti di alti e bassi, i miei momenti di solitudine, i miei momenti di tristezza, no? E lui mi sapeva star vicino e nel modo giusto, prendendomi anche dal mio lato, non saprei come dire, no? In particolare mi ricordo un convegno del Movimento dei Focolari a cui avevo partecipato per la prima volta, e a un certo punto lui mi vede triste, mi viene vicino con un bigliettino piccolo, piegato tanti pieghe, no? Piccolo, era grande così. In questo biglietto c'era, e lui mi dice: guarda, io non sono bravo ad aiutare la gente, quindi non ti illudere che ti do una mano, però conosco qualcuno che lo sa fare. E mi mette in mano sto biglietto, apro il biglietto e il biglietto diceva così:
Quando tu sentirai la morte nell'anima e continuerai a parlare agli altri di vita, quando tu ti sentirai triste ma continuerai a dare agli altri la gioia, e c'erano altre frasi di questo tipo, ti sembrerà di recitare una commedia, di non essere nella verità. Ricordati, quella è commedia divina, quella è essere Gesù abbandonato. E poi scopersi tempo dopo che quella frase era di Chiara Lubich. So soltanto che io avevo 15 anni e Carlo era 15 anni come me. Questa frase fu per me talmente esplosiva, talmente forte, fu come un seme che da quel momento cominciò piano piano a crescere dentro di me, perché Carlo mi aveva dato con quel foglietto il segreto della vita. E poi l'ho scoperto tanti anni dopo, ecco. Ma in quel momento con Carlo facevamo il patto di tornare poi a casa e di amare tutti tutti i ragazzi, perché poi intorno al nostro gruppo che suonava e che cantava in parrocchia c'era un po' di tutto, cioè chi andava, chi veniva, chi credeva, chi non credeva, chi entrava in chiesa, chi rimaneva nel muretto fuori della chiesa. Però eravamo un gruppo, nel senso eravamo insieme. E questa esperienza di apertura, di accoglienza, di essere con tutti, di essere amici, è stato proprio con Carlo che noi abbiamo deciso, dopo quel convegno, di non fermarci, cioè di vabbè, ci sentiamo bene, ci sentiamo male, noi andiamo avanti. Ecco, e di includere, no? Di includere nel gruppo le persone che ci venivano. Ecco, questa esperienza per me è stata determinante, anche perché poi ha segnato un po' il mio impegno anche nel sociale, no? Perché ovviamente noi vivevamo in un quartiere di periferia, un quartiere dormitorio dove c'erano quelli che allora venivano considerati gli immigrati, cioè le persone che venivano dal sud dell'Italia, no? E c'erano tante situazioni di bambini per strada, cominciava a circolare droga e quindi, anzi, erano proprio gli anni che iniziava l'eroina. E quindi ricordo anche tanti ragazzi della nostra età per strada, ecco. E ricordo che Carlo era angosciato da questo, ecco, come dire, cosa possiamo fare per loro, no? Quindi avevamo poi cominciato con lui e con altri, no? Come dire, a cercare di concretizzare quella espressione che poi Titti ha citato prima, no? Quel dare la vita per la nostra gente, il morire per la nostra gente, che era uno slogan che all'epoca un po' ci accomunava tutti noi giovani del movimento, del movimento e comunque intorno a noi, cioè essere vicini agli altri, mettersi in gioco fino alla fine, ecco. Erano anche gli anni di piombo e quindi anche dal punto di vista politico eravamo chiamati all'impegno, non essere gente tiepida, cioè ori di destra o ori di sinistra, non è che c'erano le vie di mezzo, no? Quindi non era semplice, no? Essere cristiani che non prendevano, che volevano, come dire, stare nella spaccatura, no? Con Carlo io ho fatto questa esperienza e recentemente ne parlavo con un amico dell'epoca che non è del Movimento dei Focolari, ma che con i quali siamo amici, Roberto, no? E lui mi raccontava che lui ricordava questi incontri del consiglio di circoscrizione dove si andava per preparare insieme questi momenti di aggregazione nel quartiere o comunque come essere più vicini a queste famiglie che erano in difficoltà, insomma si partecipava, no? E lui a un certo punto Roberto fece anche una scelta politica precisa, no? E perché secondo lui si ottenevano molti più risultati andando allo scontro proprio, no? E disse, lui invece mi diceva, invece vedi Carlo, io perché ci combattevo con Carlo in certi momenti? Perché invece lui era l'uomo della relazione, per lui il rapporto veniva prima della sua idea, cioè a lui prima interessava capire chi aveva di fronte, le esigenze di chi aveva, prima che l'affermazione della sua idea, no? E questo mi ha molto colpito perché, sì, lo ricordavo anch'io così, ma sentirmelo dire anche da Roberto, che mi ha veramente segnato, è stato veramente importante, ecco, recuperare anche questa parte di Carlo. E poi la parte di Carlo più introversa, più, come dire, più poetica, più artistica, in realtà era per lui
il modo per non illudersi, non so come dire, perché la vita non fosse tanta schiuma, no? Ma che sotto questa schiuma ci fosse sostanza. Quindi per lui la musica, il comporre canzoni, era dare sostanza, era essere concreto, era il suo modo di entrare nelle pieghe dolorose della vita, no? E dargli un senso. Era bello perché ogni tanto lui ne faceva qualcuna e poi mi diceva, senti, ci puoi fare una voce sopra? Cioè lui cominciava a suonare e diceva, tu facci la voce. Perché lui prima ancora che il testo, alcune volte perlomeno era andata così, faceva la musica. E quindi era un appassionato dei Pink Floyd, dei Genesis, quindi era l'epoca in cui erano questi un po' i nostri riferimenti musicali, no? Quindi quello che mi ha lasciato è stato questo, come dire, questo Dio prima di tutto, che però era un Dio concreto, non so come dire. Mi ha molto colpito una frase che lui ha lasciato nel santuario di Soviore, quando era militare alla Spezia. Adesso forse qua può essere qualcun altro più preciso di me, ma in quel periodo lui era andato in questo santuario e aveva lasciato in questo libro del santuario una frase, no? Fa che ogni dolore, ogni gioia, ogni peccato sia perché io e te ci vogliamo bene. Io e te Dio. E per me questa è una frase che tuttora mi è proprio di luce nella vita di tutti i giorni. E volendo dire ancora, non so, una parola sul rapporto tra i due, era in realtà non era un rapporto a due, era un rapporto di un gruppo. Prima Massimo parlava di Alberto che lo ha aiutato a superare l'esame di maturità per il tedesco, no? Ma c'è stata la moglie di Bruno, Anna, che anche lei era una gen di quell'epoca, che ha aiutato me a superare l'esame di fisica della maturità. Quindi questo era proprio uno stile di, come dire, di aiuto, come dire, volersi bene, voleva dire aiutare l'altro a superare, a vincere. Le difficoltà, ecco, e questa essere insieme, incordata, per questo l'abbiamo fatto fino alla fine. Per questo quando è morto Alberto è stata una tragedia, perché era come uno... Non ce l'avamo potuti salutare, non avevamo potuto fare niente per aiutarlo, no? Invece con Carlo abbiamo potuto fare un cammino insieme, tutti insieme, eravamo un grande gruppo, ecco. E tant'è vero che poi quando... è morto, io siamo tornati la sera qui in parrocchia e c'era una marea di giovani davanti alla chiesa, ma non avete idea quanta gente c'era, tanto che io mi sono detta, ma tutti sti giovani, Carlo, quando li ha conosciuti? Perché io non ero mai accorta che avesse tutta questa rete di amici, e anche nel funerale, no? E allora c'è stato, come dire, un'eredità che è come dirvi, che loro hanno lasciato, ma perché noi questi che vi abbiamo parlato, più altri, siamo un gruppo di persone che tuttora cercano di aiutarsi e di andare avanti insieme. Ecco, non è un'esperienza che è di allora, no? In questi giorni a un certo punto uno di noi mi ha mandato un messaggio, mi ha detto, sente, qua adesso ti... Mi ha detto, ricordi Alberto, no? Che si andava a ginepare nelle situazioni, no? Per risolverle, no? Mi ha mandato un messaggio e dice, questa è proprio una situazione da ginepramento. E mi ha tirato fuori alcune cose, no? E mi è piaciuto tantissimo perché, come dire, la loro eredità continua, quello di non preoccuparci di essere bravi, non so, di essere... perfetti, no? Perché è questo Gesù in mezzo a noi, questa unità che ci porta avanti, ecco. Non so se ho detto quello che dovevo dire, mancano altre cose, ma in caso aggiungiamo. Ecco, forse tra questi frutti che questi amici hanno portato c'è anche qualcosa che volevo chiedere a Bruno, perché mi pare che non sia venuto fuori Bruno fino a questo momento, no? Questa esperienza della mamma di Alberto. Ecco, sì, dicevo prima, Marta ha citato questa eredità, no? E mi piace concludere questa serata
proprio con quanto Tina, la mamma di Alberto, racconta quando viene coinvolta in queste testimonianze. Lei dice che non era una donna di grande fede, messa la domenica qualche volta, ma non più di questo. Ecco, però si lasciava coinvolgere da Alberto quando portava a casa sua degli amici, delle persone, no? Dice che tanto avevano comprato una panca in modo che al tavolo ci potesse stare più persone, perché lui arrivava all'ultimo minuto e ha detto: ho portato questo mio amico, no? Ecco, però l'eredità grande che Tina dice di Alberto è quando appunto Alberto è caduto in montagna nel Cuneese, nel gruppo del Monte Argentera, e appunto hanno chiamato casa dicendo che era morto il figlio, e loro sono partiti per andare in questo paesino che si chiama Terme di Valdieri. Lei è arrivata lì, avevano ricomposto il corpo in una piccola cappella che c'è lì nel paesino. L'avevano messo su un lettino e avevano messo tutto attorno dei fiori di campo, no? Lei dice che a Alberto piacevano molto questi. E lei arriva, si inginocchia davanti al corpo di Alberto e guardando il viso vede che gli occhi erano socchiusi. E lei dice che quando ha visto questi occhi socchiusi, sereni, si è rivolta verso il tabernacolo della cappellina e dice: ho sentito dentro di me, nel mio cuore, che Dio esiste. E lei finisce questa sua testimonianza e dice: penso proprio che questa sia l'eredità che mi ha lasciato Alberto. Questa ferma idea che Dio esiste anche nei momenti più dolorosi. Ecco, mi piaceva concludere questa serata con voi, ringraziandovi dell'ascolto, proprio con questa certezza che questa esperienza di vita che noi continuiamo a coltivare dentro di noi non è finita il 18 agosto, il 29 settembre del 1980, ma come vedete, oggi 30 ottobre del 2022 continua, perché l'esperienza di Carlo Alberto è un'esperienza di vita e non di morte. Grazie a voi, grazie Bruno, grazie a tutti i testimoni che hanno parlato oggi a nome di tutti. Per approfondire le figure di Alberto e Carlo, invito ad andare sul sito albertoecarlo.it e c'è un bellissimo libro che si intitola Il tuffo in Dio, edito da Città Nuova. Prima di lasciarvi volevo darvi un paio di avvisi. La registrazione di questo incontro sarà presto disponibile su YouTube e vi do appuntamento alla prossima volta, che sarà domenica 27 novembre alle ore 21:15 e saremo in diretta con Roma e con il Messico sul servo di Dio Arturo Alvarez, che è ingegnere e fedele aggregato dell'Opus Dei. I relatori saranno Padre Ruben Balderas, che è il postulatore, e Don Francisco Fernandez Labastida, che invece è docente alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma e che è stato alunno di Arturo. La piattaforma che useremo sarà Zoom perché per il primo relatore avremo bisogno della traduzione simultanea dallo spagnolo. E infine volevo ringraziare tutti i testimoni. Eccoci qua, dovremmo essere. Quindi grazie a Massimo, grazie a Marta, Titti, Bruno e grazie anche a Chiara che ha fatto la regia Zoom e anche grazie a tutti voi che ci avete seguito questa sera. E ancora grazie e buona serata.